Buongiorno da Vittorio Napoli e siamo in compagnia con il direttore Gruppo Zeman Salvo Piedimonte e con Salvio Imparato, un nostro amico, anche lui. Non mi chiamano Salvo dal Ma Salvo e 1900. Salvio. Salvo e Salvio. A chi dobbiamo salvare nel calcio, Salvio? Chi dobbiamo? Salvare nel calcio. Vabbè, Salvatore e Zeman, diciamo. Salvatore Piedimonte Zeman. Salvatore sta facendo parecchie polemiche oggi per la Champions. Allora, direttore, è più bella la faccia di Conte dopo il gol dell'Italia irregolare nella partita vinta 1-0 con Malta? O è più bella la faccia di Allegri dopo la vittoria con Manchester in Champions? È più bella la rete di Florenzi che ha fatto ieri sera contro il Barcellona. Calciatore sottovalutato da Conte, meriterebbe la nazionale, posto titolare da tempo. E invece purtroppo, poiché in Italia comandano altre gerarchie, altre storie, devono giocare in Matusalemme che praticamente potrebbero tranquillamente invece andare stare a casa, giocatori come Florenzi per poter fare un gol, quello come ieri, devono addirittura giocare terzino perché non hanno posto a centrocampo. Tornando alla tua domanda, ovviamente sempre opportuna, diciamo che sono state due imprese. La prima perché il nostro calcio, a livello di club è completamente in crisi. È Guardare in camera nostri telespettatori. in crisi, calcio nostro italiano è in crisi, gli ultimi due campionati, poi quest'anno non c'è nemmeno Tevez, quindi comunque c'è una penuria tecnica senza precedenti. Io vado controcorrente, guizzo di Insigne che è già un gol spettacolare rispetto a quello che ha fatto Florenzi, un tentativo della domenica. Ma allora, vedi, parli, caro Gigi, hai parlato ora di Insigne, io prima di Florenzi, due calciatori che devono solo ringraziare al nostro allenatore, a Mister Zeman, a Sdengo, al Muto, perché pochi sanno che Conte, che quando Zeman è andato a allenare la Roma, Sabatini già l'aveva ridato al Crotone, come così anche la stessa storia di Lorenzo, che quando Zeman andò a Pescara, era anche lui era destinato ad andare a Crotone, e invece il Boemo chiese, come ha fatto per Florenzi, anche per Lorenzo, di volerli con lui. E Lorenzo gioca oggi in Serie A solo perché ha avuto la fortuna di essere stato allenato nel momento topico da Mister Zeman. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di due calciatori che probabilmente se non avessero avuto Un buon maestro. oggi Lorenzo ci incischierebbe a centrocampo. E Florenzi addirittura, nonostante tutto, fa il terzino nella Roma e Conte in nazionale li preferisce De Rossi, Pirlo, Bibì e Cocò. L'abbiamo già detto, Pirlo ancora in nazionale. Allora passiamo a Salvio Imparato, dalla musica alle note sportive, quindi dalle note musicali al calcio. Salvio, parliamo un po' del Napoli, esordio in Coppa Europa, Sarri e De Laurentiis, giovani del Napoli e Higuain che ancora stenta. Innanzitutto volevo ringraziare sia te che Salvatore per avermi ospitato, per me è un onore, perché io poi Salvatore ci prova sempre a farmi apparire, a farmi fare qualcosa, ma io di solito sono sempre un poco lento nel darmi il coraggio di parlare di calcio, perché poi non è, in mezzo a tutti questi pontificatori mi sento comunque uno che comunque. Oggi a pranzo, scusa se ti interrompo, a pranzo siamo in un luogo dove si vive il calcio, no? Sì, infatti per questo poi è una situazione comunque abbastanza più tranquilla. Io, più che altro, prima di parlare di Sarri, di Higuain, di De Laurentiis, la cosa che comunque mi porta a parlare è proprio il fatto di essere stanco di ascoltare comunque determinate critiche che si fanno, perché ora diciamo ci sono due fazioni, quelli che non amano Sarri perché praticamente hanno dovuto ascoltare comunque questa lotta contro Benitez, che noi qui abbiamo praticamente distrutto un allenatore che, cioè, Primo col Real Madrid.
Sì, che adesso comunque sta facendo vedere che comunque con una squadra e col suo modulo riesce comunque a non subire gol, a non subire neanche il gioco degli avversari. E, diciamo, sta dando una lezione a tutti quelli che l'hanno chiamato, come lo chiamano qua, Salumiere, lo chiamano Salumiere. Giustamente adesso si stanno rendendo conto che, cioè, non dico se rendendo conto perché per Sarri è ancora presto essere giudicato in modo negativo. Io su Facebook a volte scherzo perché giustamente lui si presenta comunque ai microfoni con delle dichiarazioni vestite in un modo che comunque io scherzo prendendolo in giro sugli occhiali appannati, vabbè, ma questo è per scherzare, però comunque ancora secondo me è presto per giudicarlo tecnicamente. Sorrento ha fatto bene, però ci è voluto un po' di tempo, stava salendo in Serie B. Vabbè, ma purtroppo il tempo è una cosa che qui in Italia gli allenatori che hanno delle idee non si concede quasi mai. Diciamo che. Diciamo che, ma vi rendete conto, c'è cioè una Juventus dopo Calciopoli, che vabbè, avrebbe meritato andare non solo in Serie C, ma lasciamo stare. Voglio dire, l'anno scorso ha battuto tutti i record, una squadra senza un soldo. Cioè, perché, non sono, perché Conte è andato via sbattendo la porta perché non avevano comprato nessun giocatore normale. Vince tutto dopo tre partite. I tifosi si lamentano. No, ma lascia stare i tifosi per antonomasia sono tifosi, il tifoso è il ciuccio per antonomasia, perché oh, vince squadra, bravo, il ciuccio è ciuccio. La cosa grave è quelli che si atteggiano a parlare di pallone, i giornalisti che parlano di pallone importanti dopo tre giornate dicono però così. Cioè, scusami, direttore, ci sta un anticalcio sul web, in televisione e Poi si sui lamentano che i poi giornali. dopo si vendono le partite, ma si vendono le partite perché probabilmente, cioè qui se dopo ogni partita si discute, è delirio. Solo i ciucci possono pontificare dopo tre giornate. Che ci Poi stanno anche qua dopo. si vede che poi Allegri, tornando alla domanda di prima, che è nettamente miglior tecnico in Italia, Ma siamo tutti più allegri? ma lo sanno quelli che capiscono di pallone, quelli che l'hanno seguito quando allenava il Sassuolo, quando a Cagliari ha vinto il premio come miglior allenatore, ma non lo sa nessuno. Perché qui purtroppo il tifosotto, come dicono qualcuno, che io non contesto, io contesto quelli che vengono pagati per fare questo lavoro, quelli che prendono soldi. Questa è una cosa gravissima. Salvio diceva che hanno distrutto e distruggevano le belle vittorie di Benitez, tanto è vero che poi Napoli negli ultimi 2 mesi è andato in Ma crisi. ragazzi, ma un allenatore che ha fatto la storia del calcio, ha vinto tutto qui da qualche giornalista napoletano che probabilmente con la PlayStation ha visto il Napoli vincere qualche scudetto. Perché Abbiamo visto Maradona sotto l'acqua, la pioggia. Ma noi, grazie all'intuizione di Totò Juliano, alla determinazione di Ferlaino, noi abbiamo vinto uno scudetto, ma il Napoli nella storia del calcio non ha mai contato un piffero. Eppure noi l'anno scorso siamo arrivati in Coppa dopo 26 anni e ancora oggi c'è gente che dice sì, ma la squadra non ci voleva niente. E perché gli altri anni non ci siamo mai arrivati? Io sono ottimista perché Sarri è uno che si applica molto. La squadra è più o meno rimasta la stessa, tutti si lamentano, tranne qualche cessione, forse un po', come dire, amara, perché dopo tanti anni Hiller doveva andare via, qualcuno che era attaccato alla maglia. Però Salvio, chi può essere l'elemento che può dare inizio a un, come dire, un gioco nuovo, a dare fiducia anche al mister, nuovo mister? Ma come aveva già detto prima Salvatore, io penso che comunque uno di quelli che comunque lavora e comunque anche qui a Napoli viene comunque un po' attaccato è proprio Insigne, che comunque è l'anima di questa squadra perché è quello che comunque corre. Però non mi voglio. Un nome, Salvio, siamo quasi per concludere, dopo questa bella panorama, ci sono degli amici che ci ascoltano. Più che un nome è il tempo può dare comunque, è una vittoria, una bella vittoria con un bel gioco può dare comunque la spinta a tutta la squadra di poter esprimere il calcio che vuole il mister. Ringraziamo molto per la tua presenza e chiudiamo con un saluto col direttore. Io penso ad Hamsik e Insigne, che già ha dimostrato di fare un gol, solo lui lo poteva pensare. Io poi mi dispiace perché Dispiace cosa? dispiace che in questi anni io ho sempre commentato in maniera precisa. Quest'anno però voglio commentare anche Un saluto ai nostri amici. non facendo confusione. Io non credo molto in più in questo progetto. Non credo molto in più in questo progetto perché purtroppo gli approcci questo approccio non è partito bene. Ma l'inesperienza Non mia, c'è la mia direttore. esperienza, perché Sarri è un ottimo allenatore, ma
purtroppo il calcio italiano non ti consente, non ti consente di essere un allenatore che ha il coraggio di tenere in panchina fuori classe importanti, giocatori importanti. Sarri doveva essere più chiaro e più deciso all'inizio della stagione, doveva anche, purtroppo lo so, perché molti dicono vabbè, ma poi che fa, non allena? No, perché abbiamo avuto anche l'esperienza di Del Neri. Del Neri, quando è andato, è stato preso dal Porto, Del Neri chiese l'esonero di due calciatori, non gliel'hanno dati, lui si è dimesso e non ha più allenato il Porto. Per un brutto paragone, io invece voglio andare controcorrente, voglio essere positivo. Ecco, perché anche lei, perché Del Neri, tutti molti mortificano Del Neri e si dimenticano che questo allenatore con il Chievo ha fatto un'impresa che non l'ha fatto nessun altro allenatore, arrivare secondo in campionato. Io parlo di risultati sul campo, non tra l'esperienza e dichiarazione comunque, perché lui si è rifatto rispondendo a Maradona. Adesso Maradona che polemizza perché vuole ritornare a Napoli, tutti ad attaccare. Ha dimostrato che lui comunque pensa al campo, pensa alla squadra, pensa a lavorare e ha dato comunque una lezione anche di diploma. Una lezione di applicazione a vecchi valori dello sport, del calcio. Condivido tantissimo, sono contento e Salvo ha detto questa cosa, perché dopo questa dichiarazione potrebbe incominciare la nuova stagione di Sarri. Allora, Sarri, dopo aver risposto in maniera brillante al grande e mitico Diego Maradona, gli auguriamo belle vittorie e un grande gioco. E ringraziamo a Vittorio che ci ha invitato anche questa giornata. Sì, ringraziamo l'operatore Salvatore. Ringraziamo naturalmente Vittorio, una bella scoperta. Venite a mangiare qua. Vabbè, un ristorante famoso napoletano. Gnocchi alla Sorrentina, detto da un sorrentino alla grande. Quindi le patate fresche fatte. Le patate fresche, ecco, il direttore gioca sempre sulle parole. L'hamburger di tonno com'è? Era buono. Il calamare era buonissimo. L'hamburger di tonno è la novità, la prima volta che lo mangio. Però comunque anche i dolci della moglie di Salvatore sono eccezionali. Noi consigliamo al mister Sarri e ad Aurelio De Laurentiis di venire qui a mangiare in maniera leggera, così i calciatori potranno correre di più, saranno più allegri e vinceranno di più probabilmente. Sono d'accordo con te. Anche io. Siamo tutti d'accordo, saluti a tutti, ciao. La seconda puntata ci avete, ci avete rotto il calcio. Gigi Maresca, Salvatore Piedimonte e Salvio Imparato, ciao a tutti.